parliamone. In generale. In generale. Parliamone. Allora, si è disputato la finale a Montegiorgio del CIGT, campionato italiano di datori Totto. Dillo meglio, più francesismo. Bravo, basta così. Ecco, ha vinto Manuel Pistone. Bravo Manuel, bravissimo Manuel, bravo. Secondo è arrivato Alessandro Gocciadoro, che però ha detto, ma però, se non mi penalizzavano perché c'è stato una quisquiglia, era pinzellacchera, e ha detto forse avrei vinto io. Sì, per togliersi la mare in bocca ha vinto i due gran premi, così. Ti ho tolto anche quell'amaro lì. Nel dubbio ho detto, beh, visto che di là sono arrivato secondo, che non è abituato di arrivare secondo, non tanto. Allora ho detto, beh, vabbè. Ma non solo qua in Italia, non è più abituato neanche in Svezia arrivare secondo. No, ma dove va, non è abituato a arrivare secondo, neanche in Francia, neanche in Olanda, neanche in Germania quando ci va, o in Norvegia, o eccetera, eccetera, eccetera. E the Midlands? Se The Midlands, adesso non so se... c'è andato. No, però sembra che hanno invitato Ben Gurion Jett all'International Trophy. C'è l'altra sera, a giocare a Tarocchino, al Bali dell'ippodromo, è arrivato secondo lì, era incazzato parecchio, quindi, perché vuol vincere anche a Tarocchino, lo adoro. Veramente? Anche a Tarocchino. Ha giocato con te? No. Perché altrimenti non arriva neanche secondo, ultimo. Di che parliamo? Comunque, allora, Global Trustworthy vince la prova finale del Basilio Matti, vince con un pelino proprio di sofferenza finale, perché sì, anche la Palferma ha fatto l'ennesima prestazione generosissima. Fantastica, grande cavalla, proprio. Una grandissima cavalla che tiene la forma da un tempo. Non mi ricordo neanche da quant'è che... Da un tempo. Ecco, però Antonio Di Nardo in questo momento vince un po' meno. Nei Gran Premi ultimamente ha meno occasioni per cedere. Sì, vince un po' meno, però sempre... Attenzione, però ha quasi raggiunto Alessandro Gocciadoro nella classifica, però è vero che Gocciadoro adesso si sta impegnando di più fuori dall'Italia. Certo, c'è una differenza, insomma, vinto, però il fatto di corse non è che ci sia questa grossa differenza. Infatti quando sento dire, ma Di Nardo non è che vinca molto, poi vado a guardarmi di più. Abbiamo delle idee differenti sul fatto di vincere, mi sembra che vinca sicuramente. Le vittorie di Gocciadoro fanno più clamore perché sono gran premi. Cioè, poi c'è chi ha la fortuna di avere i cavalli del gran premio e chi purtroppo non c'è. Ecco, quello che manca in questo momento un po'. Mancano un po' qualche cavallo da gran premio. Però ha vinto il scalzolare, Ghinardo, lo diciamo. Però quello che torniamo all'origine, cioè, noi in questa perla festeggiamo Manuel Pistone, che ha vinto il campionato. Allora, due primi posti, un secondo e un terzo, poi la rottura inaspettata con la TDL nel Basilio Matti, però veramente delle guidate da artista, senza paura, coraggiose, andando a cercare subito la posizione migliore, Boston Wise, onestamente importante, però bisogna avere il coraggio anche di provare a sfidare su. Bravo Manuel, anche a Lucisano, perché comunque ha vinto due corse. Sono il futuro, Manuel, Lucisano, sono ragazzi giovani, ragazzi seri, ragazzi lavoratori, grossi lavoratori, e noi siamo contenti che ci sia un po' di ricambio, non che ci diano fastidio i soliti nomi, perché il Vecchione, il Gocciadoro, il Bellè non possono dar fastidio, però qualcosa di nuovo è sempre piacevole, sempre per noi passa il tempo. E loro, Marco Stefano non era presente, però non nominarlo. No, va bene, ciao Marco. Guarda, di un altro nome? No, Francesco Dupano, ad esempio. Francesco Dupano è andato. Comunque, guarda, il graduatore finale, diciamo, per chiudere questa perla, sì. Primo, Manuel Pistone. Secondo, Alessandro Gocciadoro, grazie ai 13 punti di Global Trustworthy e agli altri piazzamenti, ovviamente. Terzo, Enrico Bellei. Quarto, Lucisano, perché oltre ai due primi posti purtroppo aveva raccolto poco. Questo è il risultato finale, quindi complimenti a Manuel, che si aggiudica questo importante trofeo, e noi vi diamo appuntamento alla prossima perla, sempre su questo schermo imperdibile.